a Bugherio c'è un vero e proprio festival del tricolore. Oggi anche tu hai conquistato la vittoria e soprattutto l'hai conquistata nel migliore dei modi, con un ampio distacco. Hai lasciato i tuoi avversari per strada e niente, hai confermato questa leadership, questo trofeo importante, il Mastercross. Sì, certamente oggi è stata una bella gara e ho provato subito a imporre il mio ritmo in primo giro, sono riuscito a prendere un po' di margine, poi verso il secondo e il terzo giro ho avuto una caduta, mi hanno un po' ripreso il vantaggio e poi dopo sono riuscito un'altra volta ad andare via. Sono molto contento e continuiamo così. E tra parentesi, appartieni a quella squadra che è diretta da Daniele Pontoni, colui che organizzerà il campionato italiano. Sì, di sicuro è un grande onore, lui mi segue sempre, mi dà sempre dei consigli in gara, poi anche quest'anno l'italiano in casa, diciamo. Trentino Cross, ma nella realtà è giusto ricordarlo, sei un marchigiano, un marchigiano doc. Sì, sono un marchigiano, vengo dalle Marche, quest'anno sono stato ingaggiato dalla squadra di Daniele e sono molto contento di essere qui. Lara, un'altra vittoria che va a confermare la tua leadership in questo Mastercross SMP, una maglia che copre però quella di campionessa d'Italia, quindi vuol dire che sei un atleta di primissimo piano. Beh, molto contenta di questa vittoria e sono contenta di tenere su questa maglia e di indossarla anche la prossima gara. E naturalmente il pensiero comincia ad andare ai campionati italiani, il tempo ormai si avvicina. Sì, sì, e spero che vadano bene anche quelli. Se li meritano ancora, i vostri applausi pubblico!